Sì. E poi la nostra, insomma, è una vera e propria tradizione che si tramanda appunto di famiglia in famiglia, di generazione in generazione. Ecco il carro che ha appena fatto la sua sosta per farsi ammirare. È una prerogativa del nostro carnevale questa. I carri sfilano facendo, insomma, varie soste, dando, insomma, modo di farsi osservare in tutti i loro particolari, perché dobbiamo anche dire che c'è una giuria che nel corso della sfilata osserva tutto e appunto giudica i vari carri che poi verranno premiati alla fine. Sente anche le impressioni della gente, perché chiaramente la gente sa valutare, vedendo queste opere che sfilano, quale può essere il quadro più bello e più particolare. E a proposito di gente, dobbiamo dire che veramente c'è tanta gente questa sera presente a tavola. Insomma, il freddo un po', che poi è una temperatura costante quasi tutti gli anni per il carnevale sui 7-8 gradi, non ha spaventato le persone, anzi, che si sono riversate e che sono venute a tavola proprio a seguire questo carnevale nell'edizione 2013. Eccolo qui il carro Cuore e Passione di Piccione Sebastiano e Restuccia Filippo, un carro allegorico, coloratissimo, veramente molto allegro. Ci sono pure dei bambini nascosti qua e là, come da usanza tipica volese. Eccolo che si allontana, sicuramente farà una sosta un po' più avanti verso il nostro spiazzale di fronte alle scuole. Ecco che passano altri indiani. C'è un cuore grosso in questo carro, alla fine, proprio sul retro. Cuore e passione è il titolo. La passione può essere sicuramente o per una squadra di calcio, con la speranza che vada su, ma per tante altre cose. Vediamo intanto tanta gente che va verso la piazza, che segue i carri. Ricordiamo che sono passati già tre carri più il Re Carnevale, la banda di Avola e i due gruppi mascherati, di cui uno è il Cirque du Soleil, veramente particolare. Intanto arriva il prossimo carro, anche questo alle nostre spalle, è un carro veramente molto particolare, con un bellissimo gioco di luci. Ecco il nostro operatore, il nostro Sor Valentini, ci sta offrendo l'immagine del carro che sta per arrivare. Lo ricordiamo ancora, noi siamo sempre in diretta qui su Canale 8, www.canale8.org è il nostro sito internet. So che ci state seguendo in tanti, noi vi ringraziamo anche per i messaggi che ci stanno arrivando privatamente sul nostro portale Facebook. Canale 8, insomma, vi offre questa diretta, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, noi ci mettiamo tutto il nostro cuore, la nostra passione, Giovanni, seguiamo sempre in diretta gli eventi, siamo l'unica emittente televisiva, insomma, che segue passo dopo passo ogni minuto delle nostre feste. Ecco la musica del carro allegorico che si fonde con la musica che abbiamo alle spalle, fino a quando, insomma, il carro poi non arriverà, sentiremo appunto soltanto la musica di questo bellissimo carro allegorico che, ripeto ancora una volta, ha un gioco di luci veramente molto particolare. Adesso lo andremo a vedere un po' più da vicino. Ma anche i colori, questo bronzo, insomma, è abbastanza tenebroso, diciamo così. Però nella sua tenebrosità, ecco, le luci, le macchinette, insomma, si fa notare per tanti particolari. Abbiamo un commentatore particolare di questo carnevale, Antonio Dell'Albani, Giornale Sicilia. Allora, come vedi questo carnevale edizione 2013? Vabbè, è un po' in maniera ridotta, soprattutto per i casi partecipanti alla sfilata, i gruppi, povero di gruppi, ma alla fine vedo che la gente si sta divertendo lo stesso. Tanta gente abbiamo notato, molta magari. Gente, sì, c'è molta gente anche di fuori. Il pubblico ha risposto veramente bene. Sì, come pubblico sì, peccato che a livello di opere allegoriche siamo ridottissimi, anche credo, per la mia esperienza,
a livello di manifattura e di allegoria, di opere d'arte, ecco questo. Hai visto tutti i carri già, Antonio? Sì, tutti li ho... Secondo il tuo giudizio, qual è che ti è piaciuto di più? Ma c'è questo che sta transitando in questo momento, non lo so il titolo, però è un po' molto... Lo dico io, un Don Cicini, sacchetti questo, vaganti. Ecco, questo qua è bello anche come realizzazione, però è mancante un po' di luci. Non ha un'adeguata illuminazione. Beh, è spettrale proprio appositamente, con l'occhi cinese, sacchetti vaganti, insomma, vuole rendere un po' l'idea della crisi che stiamo attraversando. Sì, ma però forse con un po' di luce in più avrebbe rappresentato una maggiore allegoria. Ecco, il messaggio allegorico, forse andando sulla Luna o su Marte ci possiamo salvare dalla crisi. Questo non lo so. Come allegoria sì, ma in realtà non lo so. Insomma, avrai da scrivere il martedì mattina sul Giornale Sicilia? Sì, un po' sì, ci sarà da scrivere. Ok, ringraziamo Antonio Dell'Alba del Giornale Sicilia, buon carnevale. Anche a voi, grazie. Buon carnevale Antonio, nel frattempo ricordiamo il carro con l'occhi cinesi, i sacchetti vacanti di Rametta Francesco, Damiano e Danilo, il carro allegorico. Nel frattempo ecco che arriva un carro infiorato. Adesso andiamo a vedere il nome del secondo carro infiorato. Questa è tutta un'altra suonata di Gualtieri Francesco, con degli strumenti musicali tutti pieni di fiori. E qualche sponsor di troppo, perché vediamo che sul lato c'è pure uno sponsor. In pratica è un omaggio un po' al Teatro Garibaldi di Avola, tutta un'altra musica, si riferisce proprio al fatto che finalmente dopo tanti anni il Teatro Garibaldi